poi il cross ancora a cercare Yamazato. Di Maggio, finta di calciare col destro, poi va col sinistro. Conclusione centrale, facile la risposta del portiere. Dano, il lancio per pescare il numero 11 che è in posizione regolare, non si alza la bandierina. Il cross al mezzo, il pallone che finisce dentro l'area. L'ultimo tocco a chiudere è di Canichella, occasione pericolosissima per i padroni di casa. Maggio a recuperare il possesso e allarga immediatamente a sinistra da Sofia. Può puntare l'uomo, sposta il pallone sul destro, calcia in porta. Conclusione debole che esce alla destra del palo coperto dal portiere della Riccia. Continua a giocare, prova a controllare il pallone Conti, poi arriva successivamente, riesce comunque a tenere vivo il pallone. Avanza Yamazato, la conclusione con il sinistro, la risposta del portiere della Riccia, a dire di no. Sul pallone ci sono Di Maggio e Sofia. Parte Di Maggio con il destro, conclusione che finisce alta sopra la traversa. Verso Innocenzi. Poi riesce a sfuggire sul pressing. Il numero 10, Matteo Fabio, che si divora il gol dell'1-0 per il suo Sporting Ariccia. Pressing, il pallone messo in mezzo dove non ci sono maglie Bordeaux. Di Maggio alimenta l'azione offensiva, va in porta! Grande la risposta di Coppotelli, primo squillo del Torino in questo secondo tempo. Gira, mette il pallone in mezzo, poi ancora Di Maggio, sotto porta, poi arriva il destro vincente di Francesco Canichella che porta in avanti il Torino, 1-0. Destro, Gingillo, si sposta il pallone sul sinistro. Grande risposta di Coppitelli, poi sotto porta non arriva la conclusione a rete di Conti che spara alto. Con il sinistro, pallone allontanato, arriva poi prima di tutti Yamazato che la gioca centrale. Colpisce male con il sinistro Conti, pallone che si alza dentro l'area. Arriva poi prima di tutti Sofia che calcia alto con il destro. Il lancio in avanti per la corsa del laterale. Poi il pallone viene messo in mezzo, pericoloso, pallone che rimane lì e conclusione che finisce sul palo. Il rilancio di Salzano verso Evangelista, entra in area, il numero 13, calcia in porta, conclusione debole, la stoppa in due tempi Coppitelli. Poi Yamazato, passaggio illuminante a servire Sofia. Uno contro il portiere. Lo scavetto che non supera Coppotelli. Arriva poi il triplice fischio dell'arbitro. Il gol di Canichella regala i tre punti al Torino che vince 1-0 contro lo Sporting Ariccia.